Buonasera e grazie perché mi avete voluto con voi in questo momento di preghiera, pregare il rosario, pregare con Maria, essere aiutati da lei a comprendere il mistero di Cristo e il mistero dell'uomo e con lei guardare lontano. Sì, perché come mamma ci aiuta a guardare sempre più lontano per comprendere un po' il senso della storia e cosa significhi davvero avere un cuore grande come il figlio per poter cambiare quelle cose che lui vorrebbe cambiare. A me fa sempre effetto il Magnificat, che non vedo soltanto come canto di lode, ma come il canto della rivoluzione di qualcosa che sia cambiato. E infatti Maria, che si sente protagonista di una storia nuova, che dice che ormai chi è giù va su e viceversa, che il mondo di prima non c'è più, che è venuto un mondo nuovo e che questo mondo va costruito grazie all'impegno di ciascuno. Io sono vescovo di Agrigento e perciò sono vescovo di Lampedusa, terra che vede arrivare, e sino a ieri abbiamo visto arrivare tanti fratelli che sono nel bisogno. Una terra che è stata sempre accogliente, ma che in effetti in questi ultimi tempi ha chiuso un po' non tanto le frontiere quanto anche i cuori. Una chiesa è un'isola, è una terra che avrebbe sempre sentito l'altro come dono e difatti l'ha sentito come tale e che ora invece lo vede come pericolo, lo guarda con disprezzo qualche volta e lo guarda tenendo le debite distanze. Lampedusa, Agrigento, una terra che fa parte dell'Europa, però dovremmo dire è un'Europa che non c'è, è un'Europa che abbiamo voluto inventare, ma forse ci mancava ancora qualche pezzo. Abbiamo voluto un'Europa che riunisse gli stati e invece abbiamo visto che ha riunito gli egoismi. Un'Europa che poteva in qualche modo guardare al mondo diversamente e invece sta guardando al mondo in una maniera così spezzata e frantumata da non riuscire più a costruire la storia. Avevamo un passato pieno di muri, eravamo stati contenti che li avevamo abbattuti. Oggi stiamo ricostruendo muri, ma questi muri non riescono a fermare quelle persone che viaggiano per poter vivere. Viene un po' di rabbia nel vedere che ogni volta che succede un naufragio noi ci meravigliamo e ci chiediamo come mai e perché. Noi sappiamo che queste cose dovranno avvenire, che i morti non sono finiti, che i morti continueranno. Allora probabilmente abbiamo bisogno di pregare non perché le cose cambiano, ma perché i nostri cuori cambino, non perché gli altri diventano più bravi e prendono le decisioni giuste, perché ognuno di noi possa aprire il suo cuore e possa guardare l'altro senza disprezzo. L'altro è un uomo che vuol vivere. Dicevano di loro la mattina quando vide la guardia costiera avvicinarsi che lo salvava, gridò: non c'è niente di più bello al mondo del sole che sorge. E vorrei lasciarlo in questo momento in cui diciamo il rosario, vorrei lasciare il desiderio di quest'uomo, di tanti uomini che vogliono vedere il sole che sorge, che vogliono vivere una vita normale, che non vogliono sentire e sentirsi meno uomini, che non devono aver paura di esistere, che hanno voglia di poter stare in prima fila e di poter sviluppare le proprie capacità, uomini che siano in grado di costruire un mondo diverso, dove assieme ad altri possano realizzare quei cieli nuovi e quella terra nuova che il Signore ha voluto. Voi ora continuerete dicendo Ave Maria, Santa Maria. Ecco che davvero nell'invocare Maria ognuno di noi si mette in gioco e che possa dire con te, per te, guardando te, ci sono anch'io
disposto a cambiare il mondo. Se volete, pregate anche per me. Vi saluto con affetto.